Eccoci ragazzi. Allora, il rosso, no alla violenza sulle donne, mi raccomando, eh? No alla violenza sulle donne, ci tengo particolarmente. Basta, basta violenza sulle donne, per qualsiasi ragione, la donna va rispettata. Noi siamo qui perché una donna ci ha portato, si è dedicata, una donna si è dedicata a noi, esatto. Le nostre mamme sono donne, quindi chi rispetta la donna rispetta anche le mamme, tutte le mamme, anche le nostre mamme. Comunque, non fate le bestie. Allora, andiamoci a sentire Gasperini e poi dopo commento finale. Vai Gasperini, vai. Mister, buonasera. Un peccato. Non so se è originale o perché adesso con l'Inter un errore di Musso. Stasera un errore di Carnesecchi, però in tutte e due le partite c'era stata un'ottima prova della squadra. Vabbè, fa parte del calcio gli errori dei portieri, però. Vabbè, noi abbiamo fatto un primo tempo di un po'. Per merito indubbiamente del Napoli, e un po' per noi che eravamo una squadra un po' a metà strada. Mi senti? Si sente? Vado? No, dicevo, abbiamo fatto un primo tempo di difficoltà, per merito indubbiamente del Napoli che è partito tecnicamente bene. E soprattutto anche noi eravamo un po' a metà strada, nel senso che difendevamo male con gli attaccanti e con gli esterni, e questo permetteva al Napoli di giocare troppo. E nel secondo, nonostante che insomma, abbiamo sofferto indubbiamente, non siamo riusciti a prendere. Poi nel secondo tempo è cambiata decisamente la partita. Abbiamo visto un ottimo Atalanta, abbiamo alzato decisamente il pressing. Il Napoli è andato sicuramente in difficoltà, e la partita aveva una piega giusta per noi, e non c'era insomma le condizioni, anche se poi è entrato Osimhen, è chiaro che sposta un po' gli equilibri, però è venuto fuori questo gol che come hai detto nelle ultime domeniche ci ha impedito di avere qualche punto in più, soprattutto in questo tipo di scontri, e sicuramente da una parte ci penalizza, dall'altra ci deve anche far riflettere, perché noi, secondo me, abbiamo un nucleo molto forte e competitivo, ma abbiamo bisogno di essere un po' più continui, un po' più completi, alzare di molto anche alcuni ruoli, altrimenti siamo un po' soggetti a giocare alla pari con squadre molto importanti, però poi dopo rischiamo di uscire un po' con molto rammarico e anche con delle visioni sbagliate rispetto a quella che è stata la partita, che invece credo ci sono state delle prestazioni molto buone da parte nostra in diversi giocatori. Prego. Daniele Rodia, Pianeta Napoli. Volevo chiederle, mister, troppe palle perse in fase di costruzione, nel primo tempo due con l'occasione di Zielinski, quella di Politano e infine il gol di Elmas. Come se lo spiega? La colpa è magari di un slacciato tra la difesa e il centrocampo, Ederson, lo stesso Carnesecchi, come se lo spiega? No, nel primo tempo è vero, come ho detto prima, per merito del Napoli, più noi che palle perse, nel primo tempo facevamo proprio fatica a recuperarle le palle, e quindi quando le recuperavamo eravamo sotto pressing subito del Napoli, ma per la difficoltà di conquistare palla. E nel secondo tempo riconquistavamo subito, le palle perse sono diventate per il Napoli. E noi ne abbiamo conquistate tante, giocavamo sicuramente con buona pericolosità anche. Tutto sta un po' da come l'inerzia della partita eravamo riusciti a ribaltarla. Poi l'errore è abbastanza chiaro, che questi errori contro li paghi. In quel momento c'era anche Ederson che si sta allacciando la scarpa, quindi è un errore molto ingenuo, dai. Quindi è un bel regalo. Prego. Sono Porfidio Telucosone. Volevo chiedere la nota positiva della prestazione degli esterni del secondo tempo, Ruggeri e Atebor, che hanno dato una spinta notevole.
Invece le condizioni dei due Zappacosta e Kolašinac? Zappa penso, cioè è un problema di caviglia, di distorsione alla caviglia. Kolašinac ha preso un colpo sul polpaccio, però sembra che sia solo una forte contusione e non un problema muscolare. Ora dovremo vedere se farà in tempo a recuperare per giovedì. Beh, è chiaro che quelli sono ruoli molto importanti per noi, ma non solo per la spinta, ma anche per la capacità di recuperare palla. Se non recuperi palla lo fai solo con i tre difensori, con qualche centrocampista, diventa difficile per le caratteristiche della nostra squadra. Quindi abbiamo bisogno assolutamente di lì anche di, ma sai, giochiamo tante partite, abbiamo bisogno assolutamente di alzare il livello. Ne abbiamo tanti esterni, abbiamo 6 esterni, quindi tra tutti dobbiamo riuscire anche a avere non sempre solo Ruggeri o non sempre solo uno. Dobbiamo alzare assolutamente il livello, perché sono ruoli importanti sia nella fase difensiva che nella fase d'attacco. Buonasera mister, Elisa Cucchi, Bergamo TV. Oggi in campo abbiamo visto una formazione giovanissima per quella che è la media d'età, forse una delle più giovani viste in questi anni. In questa serata abbiamo visto anche l'esordio di Bonfanti. Un commento su questo giocatore in questa emergenza difensiva? Oggettivamente anche questi ragazzi hanno modo di mettersi in mostra. Vabbè, è un po' che volevo far esordire Bonfanti, che già si allena con noi da diverso tempo, poi gioca molto spesso con l'Under 23. È un ragazzo che l'anno scorso giocava in C2, non ha neanche fatto tutto il nostro settore giovanile la primavera, però quest'anno ha già fatto alcune buone cose. Ma questo è un po' lo spirito, l'obiettivo dell'Atalanta, no? Se è quello di far crescere i vari giocatori del proprio settore giovanile, quindi è giusto, è una politica che può essere molto giusta, però è chiaro che poi corri anche il rischio di pagare qualche cosa, no? L'altro giorno un'intervista mi hanno fatto vedere la partita col PSG. Sono andato a vedermi la formazione di che è stato il punto, dicono, più alto della storia dell'Atalanta. Ho detto: andate a vedere la formazione, soprattutto la panchina. Quello era un Atalanta che aveva un modello, ed era un modello importante, era veramente un modello l'Atalanta in quel momento. Non me la ricordavo neanche io quella formazione lì, però è stato il punto più alto dell'Atalanta. Faccio una domanda difficile per sintetizzare questi errori che stanno condizionando la classifica. Hai detto una volta un rigore ed era stato Musso, una volta un rinvio ed è stato Carne Secchi. Tu più di una volta hai... Altre volte i portieri ci hanno parato bene. Quindi l'alternanza non credi che li possa condizionare negativamente? No, l'alternanza è stata una scelta di inizio stagione. Nel momento in cui hai tenuto tutti e due i portieri è diventata normale poi dover cercare di fare l'alternanza. E per alcuni periodi ha pagato bene, e adesso non vorrei neanche, purtroppo nelle ultime domeniche ci sono costati un paio di rigori e questo episodio, però diversamente se esco da questo episodio hanno sempre fatto la loro parte, però non è che rimpiango niente. Nel momento in cui fai una decisione così all'inizio è normale che io cercare di valorizzare da una parte Carne Secchi e di recuperare dall'altra parte Musso. Poi se a ogni errore del portiere dopo si fa è normale che sia così, si sapeva già prima che sarebbe stato così, poi a un eventuale errore di uno o dell'altro. Grazie a tutti, a voi. Buonasera. È stato onesto, stavolta non si è inventato niente. L'unica cosa strana che ha detto è che loro l'hanno ribaltato. Quando l'hanno ribaltato? Col gol fuori gioco che è stato annullato. È solo quello. Ma comunque, poi per il resto, ha dato anche lui i meriti, però poi un po' si è lamentato. A noi ci va così. Cioè, comunque, guardiamo a noi e noi abbiamo vinto.
è stata una bella partita, combattuta. Abbiamo sofferto perché comunque l'Atalanta ci dava che ci dava, cioè, loro si trovano, cioè, c'è questa amalgama della squadra, poi c'è alcuni calciatori che punzecchiano, come Lukman, bel calciatore, mi sarebbe piaciuto, anche se non sembra che abbia molta continuità questo calciatore, perché già l'anno scorso sembrava e poi dopo invece è andato nel dimenticatoio, però comunque, ma lo sa, magari con noi farebbe, però noi ci abbiamo qua la scheglia, e ci abbiamo Raspadori, e ci abbiamo Elmas, che diciamo che possono ricoprire quella fascia lì, e quindi quel lato lì, e quindi lasciamo per, magari, ma non lo so, ma non è il momento di parlare di mercato comunque in questa occasione. E cosa dire? Niente, ragazzi, ci vediamo in settimana che c'è la Champions League, vi ricordatevi questo, prendete sempre in mente ai vostri amici, quando vedete una donna in pericolo soccorretela, perché cosa buona e giusta. Poi per il resto, forza Napoli sempre, andiamo a comandare.